Un docu corto che vede protagonista il Vesuvio. L'artista Gennaro Regina dipinge le sue tele a pochi passi dal cratere. Ce ne parla Margherita Rosciano. Il Vesuvio è da sempre la sua icona ed ora è il protagonista di un docu corto d'arte dove si fondono pittura e musica. Si chiama Suriezione, termine che indica corrispondenza univoca tra due insiemi. L'ultima opera di Gennaro Regina, una performance live sul cono del vulcano realizzata con il patrocinio morale dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Tre grandi tele lì a pochi passi dal cratere, dipinte con le mani mentre la musica selezionata da Roberto Funaro, del polistrumentista Salvio Vassallo, evocava immagini insieme con la sabbia alzata dal vento e mischiata ai colori. Rappresenta noi napoletani nel mondo, usando anche dei suoni molto che richiamano, per quanto riguarda la colonna sonora, al Vesuvio, per cui ci siamo avvalsi di Salvio Vassallo come producer per il docu corto, mentre il DJ set è stato suonato da me sul Gran Cono. Un incontro dal vivo anche con il giornalista Federico Vacalebre, diventato un docu corto, registi Gian Domenico e Fabrizio Acampora, autoprodotto da Voyage Pittoresque Factory, la galleria di respiro internazionale dell'artista, che mostra movimenti e sensazioni di Regina nell'atto del creare. Per la prima volta dipingevo il Vesuvio sulla montagna, cioè vicino a lui. È una cosa particolare perché doveva durare un'ora, invece nel momento in cui è partita la musica, io in 18 minuti ho finito tutto, sono entrato completamente in trance.